Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale WoWWatch. Io sono Christian e oggi volevo farvi vedere come si usa il tachimetro su un orologio. Che cos'è il tachimetro? Praticamente è uno strumento di misura della velocità. La più comune che è quella di misurare la velocità di un veicolo, ma si può utilizzare anche con una piccola divisione per calcolare la velocità media, per esempio, di quando corriamo. O un'altra forma di calcolo è in molte circostanze di lavoro ripetitive, sempre quando la produzione sia inferiore ai 60 secondi. Ci sono diversi tipi di tachimetro, per esempio, come nel mio Seiko SPC133P1 è nella parte interna. Ma moltissimi orologi, forse la maggior parte, ce l'hanno per esempio su quello che riguarda la lunetta. Esempio classico è forse l'orologio più iconico con il tachimetro, che è il Rolex Daytona o il Zenitel Primero o un Omega Seamaster, per esempio. Prima di iniziare, oltre a chiedervi se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per ricevere tutte le nostre notifiche e seguirci anche sul nostro canale Instagram. Ma veniamo a noi e vediamo come si utilizza questo strumento. Allora, per esempio, per calcolare la velocità di un veicolo, per esempio di una macchina, bisogna calcolare la distanza di 1 km e al chilometro zero col pulsante che in genere si trova a ore 2 lo azioniamo come per esempio in questo caso e mettiamo che per esempio ci servono 30 secondi per arrivare alla fine del chilometro. Lo stoppiamo e nella scala tachimetrica possiamo trovare tutta una serie di numeri che parte dai 500 ai 7 secondi, fino a passare 400 fino ad arrivare al completamento dei 60 secondi, troviamo il 60 e il 60 appunto a ore 12. Nel caso che se con una macchina compiamo 1 km con i 30 secondi andiamo a leggere che stiamo andando quindi a una velocità di 120 km orari. Stessa cosa possiamo farla per esempio quando corriamo. Siccome dobbiamo rimanere appunto dentro i 60 secondi per fare il calcolo e 1 km molto probabilmente non lo facciamo nei 60 secondi, possiamo calcolare la media dei 100 metri. Quindi azzeriamo e stesso procedimento, facciamo partire il tachimetro. In questo caso, per esempio, facciamo che ai 20 secondi abbiamo compiuto i 100 metri, siamo arrivati ai 100 metri. Come si fa per calcolare a quanti chilometri orari stavamo andando? Molto semplice, dividiamo per esempio qua segna 140, quindi significa che nell'arco di un'ora compiamo 140 volte il tratto di 100 metri e se appunto 1 km diviso i 100 metri è uguale a 10, dobbiamo prendere nei 20 secondi i 140. Il 140 del tachimetro e lo dividiamo per 10, quindi significa che stiamo andando a una velocità di 14 km orari. Un altro esempio per come si può utilizzare l'orologio, torniamo ad azzerarlo, è per esempio in una produzione, sempre quando è ripetitiva e continuativa, e dentro l'arco dei 60 secondi. Mettiamo il caso che siamo una fabbrica appunto di orologi, vogliamo sapere ogni ora quanti orologi riusciamo a produrre, facciamo partire all'inizio della produzione il nostro tachimetro. E lo stoppiamo per esempio ai 40 secondi. Cosa significa? Che nel tachimetro, nella scala tachimetrica, nei 40 secondi c'è il numero 90, significa che riusciamo a produrre 90 orologi all'ora. Anche se ci sono tantissimi strumenti al giorno d'oggi ormai per poter calcolare anche per esempio la velocità in questo caso, è bello conoscere a fondo il nostro orologio e sapere come si utilizzano tutte le funzioni. E se il video vi è sembrato interessante, lasciare un mi piace e ci vediamo alla prossima. Grazie.